1 maggio 1947. A Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, si riuniscono circa 2.000 lavoratori della zona di Piana degli Albanesi per festeggiare il 1 maggio e per manifestare a favore dell'occupazione delle terre incolte dei latifondi. La gente in festa è colpita improvvisamente da raffiche di mitra provenienti dalle colline circostanti. Muoiono 11 persone, fra cui due bambini. Si scoprirà in seguito che esecutore materiale della strage è stato il bandito Salvatore Giuliano con la sua banda. I mandanti però non saranno mai identificati. Il 20 aprile del 1947 in Sicilia si votò per eleggere il primo Parlamento regionale. Sotto la spinta delle lotte contadine, il 20 aprile le sinistre ottennero una grande vittoria e diventarono il primo partito della Sicilia. 11 giorni dopo, a Portella della Ginestra, avvenne la strage di bambini, donne, ragazzi e contadini inermi che festeggiavano la vittoria elettorale e il 1 maggio. La banda Giuliano precedentemente non aveva mai compiuto stragi di questo genere. Aveva fatto rapine, aveva fatto sequestri di persone per ottenere riscatti, aveva saccheggiato delle abitazioni o delle masserie, ma non aveva mai fatto stragi contro persone indifese senza obiettivi di guadagno. Tutto doveva far pensare che ci fossero dei mandanti. Eppure le indagini della polizia, dei carabinieri e successivamente quelle della magistratura andarono in tutt'altra direzione, non tentarono minimamente di arrivare ai mandanti, sia politici sia mafiosi. Poche ore dopo la strage, alla prefettura di Palermo, dove giungevano notizie drammatiche ma ancora frammentarie, si tenne una riunione alla quale parteciparono il prefetto di Palermo, Vittorelli, l'onorevole Licausi del Partito Comunista e l'ispettore generale Ettore Messana, capo dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza della Sicilia. Di fronte a Licausi e al prefetto, l'ispettore dice: è stato il bandito Giuliano. Al che i due lo guardano e gli dicono: ma scusi, ispettore, come fa a saperlo due ore dopo? Allora non c'erano, diciamo, le comunicazioni che ci sono oggi. Per cui era chiaro che già da prima della strage l'ispettore sapesse quello che sarebbe accaduto.